La pallacanestro è uno sport per noi donne, è uno sport dove sì, bisogna essere forti fisicamente, mentalmente, ma questo non vuol dire essere maschio, vuol dire temprarci, diventare donne ancora più forti di quello che siamo. Una manciata di secondi alla fine, con il mondo tra le mani e negli occhi l'infinito, di scarpe consumate, di fiato spezzato, di giri di parole. Ci è stata messa addosso questa etichetta che non riusciamo a toglierci, dove tutti ci vedono come maschiacci. Ma davvero esistono sport femminili di altri? Non sarà forse che siamo noi qui in Italia ad avere una visione distorta e antiquata di femminilità, per cui la donna deve essere aggraziata, deve essere sexy e provocante anche quando fa sport? Ha vinto lei, ha vinto lei. Da quando ho scelto questo gioco ho sfidato il mio destino. Ha vinto lei, ha vinto lei. Dal primo giorno che l'ho vista io l'attendo tra le dita. Ha vinto lei, ha vinto lei. Perché ha centrato dritto al cuore dando suono anche al rumore. Ha vinto lei, ha vinto lei. Perché ogni punto conquistato è la mia goccia di sudore. Ha vinto lei, ha vinto lei. She got game, we got game. Ha vinto lei, ha vinto lei. She got game, we got game. Nello sport in generale, sui media, non è sufficiente per le donne vincere. Devi vincere e essere anche bella. Lo sport in Italia è ancora un baluardo totalmente maschile. Non c'è niente da fare. Prima di calciatrice, prima di sportive, comunque sono una donna e mi sento tale.